Andrea, sembra che al corso di basket quest'estivo, sono andato all'oratorio e intanto adesso c'è ancora, sia migliorato moltissimo nel lancio delle scatole che contengono scarpe. Sei d'accordo? No, finché non la lanci non sono d'accordo. Comunque non è il corso, ma sono io che te l'ho insegnato. E io sto andando a fare i camp di specializzazione di basket, sì. Ma quest'estate ne farai uno a Livigno? Te l'ho detto, prima, terza e quarta sono su a Bormio e andiamo forse a farlo in Gardinera, a St. Moritz il 21, 25, adesso non mi ricordo il giorno. Va bene, ascolta, non so se sei pronto, ma io come al solito ti lancio una scatola di una scarpa, mi devi dire di che marchio si tratta, quanto pesa e poi soprattutto le caratteristiche. Oggi siamo super in forma e quindi ci può stare, tra l'altro, poi secondo me questa scarpa potresti anche portartela a casa. Un ragazzo ha detto l'altra volta che avevi sulle magliette delle marche, delle scarpe, quindi potrebbe essere una Lacoste per andare sullo yacht. Potrebbe essere una Lacoste, ma chi può dirlo? Questo... Comunque sei pronto? Dai, attento che ce l'hai in linea, va. Infatti sono abbastanza in difficoltà oggi. Comunque vado, vado. Direi che più o meno ci siamo riusciti, ma proprio più o meno. Hai ripreso la chiave, ovviamente. Ho ripreso le chiavi, ce le avevo lì. Oh, guarda. Vai, ci sono. Vai. Ormai campioncino. Sì, infatti non metto più il conteggio perché comunque lo fai così rapidamente che non ha nemmeno più senso. Chirurgica. Bravissimo, bravissimo. Secondo te, prima domanda, quanto pesa sta scarpa? Aspetta. Pesa 2,80. 2,80, ci può stare, vabbè, poi dopo alla pausa la pesiamo. Marchio? Avrei detto Nike forse, ma... Ma tu infatti confondi sempre Nike con altra. È un'altra. Sì, ecco, avevo il dubbio che fosse o Nike o altra, mi fregano sempre, ma anche nel... In questa zona qua dell'intersuolo mi frega sempre. Sono assolutamente d'accordo con te. Di che modello si tratta? Per di più stavo toccando sotto perché l'altra volta mi ha fregato le five fingers qua sotto, ma mi sembra che non ci siano più o ci siano poco. Oddio, sai che non lo so che scarpa è, cos'è che ci mancava da provare? La Torri l'avevamo provata, l'Escalante l'avevamo provata. Sì, beh, poi quelle nuove, tra l'altro, non l'abbiamo ancora pubblicato, un video che abbiamo già fatto, ma dovete aspettare fino al 21 di luglio, magari la userò in una gara. Sai che non saprei dirti, comunque è una scarpa, sembra una scarpa da lento a dire così, non ha fibra di carbonio. Posso darti un consiglio? Dica. È un modello che abbiamo già provato, ma la versione 2022. L'Escalante? L'Escalante l'abbiamo appena pubblicata, era già 2022. Era già 2022, allora... Boh, Torin non mi sembra. È una Torin, la puoi guardare, la Torin 6. Appena uscita proprio questa settimana sul mercato italiano, vi metto qua sotto qualche link, nel frattempo è arrivato il nostro mitico coniglio. Sta diventando sempre più chiaro. Beh, adesso è forse addirittura in telecamera. Andato dietro. Perché mi sembra molto migliorata la tomaia, in generale mi sembra una tomaia più consistente, più nuova, non saprei dirti come... In generale mi sembra un'ottima tomaia, quindi hai ricordi che facevano comunque scarpe relativamente minimal, dritte al punto, questa mi sembrava molto più curata. Ascolta, provatela un secondo e poi mi devi dire se secondo te è stesso numero, poi dopo facciamo una pausa e come al solito poi ti farò qualche domanda. Dai, vado subito a provarla. Va bene, ci vediamo dopo, ciao! Ciao! Andrea, spero che il coffee ti sia piaciuto, comunque qua sembra di essere in spiaggia con l'oratorio. Cosa ne pensi di queste Torin 6? Ma intanto ben fatta, sto continuando a guardare la tua moglie che mi ha lasciato davvero ben impressionato. Due zone, la prima qua il tessuto tipo un knit dietro, invece guarda qua dopo c'è l'attaccatura
con una cucitura è una zona un pochino più tosta e sta zona tallonare è un po' più, diciamo, protetta qua dietro nel tallone, un po' più morbida sopra, guarda. Secondo te, Andrea, allora, che l'hai provata, stesso numero o mezzo numero in più? La domanda vera è perché molti ci dicono che comprano online, però hanno sempre fatica a capire che numero prendi. Questa assolutamente stesso numero, di solito con un'altra faceva sempre fatica, questa invece è stesso numero assolutamente, anzi è quasi abbondante. Strana sta cosa qua, di solito sono sempre strette, questa è quasi abbondante. E quindi hai deciso quanto pesa? Io l'ho pesata, poi non te l'ho ancora detto. Secondo me 2,80 comunque, sono sui 2,80. In realtà pesa solo 258 grammi, quindi effettivamente molto molto leggera. Avrei detto 2,60, ma no, mi sembrava 2,80. Sento questa zona qua bella, bella pesante, tra virgolette. Sicuramente con questa tua maglia traspirante in avampiede qualcosa sono andati a limare di peso. Invece a livello di tallone, come l'hai vista, l'hai già un po' detto, ma ti sembra abbastanza fasciante? Sì, guarda, ti ripeto, allora la zona qua dietro è fatta apposta per ospitare il tallone nella maniera più comoda possibile. Ha anche questa specie di beccuccio che abbiamo visto anche su Nike ai tempissimi. Tutta la zona qua comunque della schiuma è anche lei abbastanza, tra virgolette, pesante per ammortizzare la zona del tallone. E invece cosa ne pensi della intersuola Ego Max che abbiamo spesso decantato nei mesi scorsi? Che sensazioni ti hanno dato correndo in giardino assieme al tuo mitico coniglio? È una mescola più morbida, cioè l'hanno ammorbidita già nelle ultime uscite, l'avevano ammorbidita. Non mi dispiace, diciamo che ammortizza bene e non è male per niente. E invece a livello di battistrada, come l'hai visto, chiaramente ha un grandissimo spazio nell'avampiede, ma in generale cosa ne pensi? Io credo che il battistrada sia uno dei migliori sul mercato, davvero ha un grip clamoroso, poi sarà anche in effetti tutta quest'area davvero grossa che mi fa appoggiare di avampiede, quindi mi fa essere bello saldo al terreno. Invece Andrea, a livello di sistema di allacciatura è un po' particolare rispetto al passato, come l'hai vista, e secondo te si allaccia abbastanza bene? No, si allaccia molto bene, è comoda, non mi dà fastidio all'orso del piede, ha questa linguetta di quelle che noi chiamiamo racing, con l'accrocchietto qua sopra dove c'è proprio il dorso del piede, con un cuscinetto, e quindi rende davvero, a me non dispiace per niente l'allacciatura. E invece a livello di utilizzo, di primo acchito, siamo sempre solamente al negozio, a chi la suggeriresti e consiglieresti di provare altra e in che condizioni? No, mi sembra una scarpa comunque da lento, da riposo no, secondo me, perché questi drop così bassi comunque ti fanno spingere sempre di avampiede, quindi non è così tanto riposante come potrebbe essere una Bondi, per dire. È una scarpa per atleti, secondo me, leggeri, sì, forse la metterei sotto i 75 kg, più che altro sopra davvero rischi, questa poca gomma che ha, di schiacciarla troppo e non averne sul rimbalzo. Quindi è sicuramente una scarpa da lento per atleti mediamente leggeri. Range di utilizzo, secondo me, di velocità, lì non abbiamo un limite massimo sopra, quindi i lenti li posso fare anche a 6 volendo, sotto secondo me più forte dei 4 al chilometro diventano impegnative. Poi nei prossimi giorni faremo il confronto tra queste e le scalante, sicuramente due ottime scarpe, chiaramente la durata di queste scarpe è più importante perché la qualità costruttiva è davvero ottima. C'è il coniglio che sta cercando qualcosa da mangiare, ma il cartone, boh, non lo so. Peccato che abbiamo solo due telecamere, comunque dopo lo filmiamo. O se no dovevamo prendere più conigli. Ma davvero sta cambiando colore beige adesso, prima era grigio scuro. No, te l'ho detto, questa intersuola qua mi piace, è morbida. Mi ricordo i tempi che era un po' molto più dura, meno riposante, diciamo. Questa qua invece la trovo, ci sta per fare i lenti. Io ho sentito anche chi usa queste scarpe, forse per la corsa di avampiede, forse non lo so, le riescono a portare a 1000 chilometri. Io personalmente la porterei 600 massimo 700, quindi questa qua non la porterei a quel limite massimo degli 800, più che altro perché davvero è una scarpa relativamente bassa con drop molto basso,
cos'è, zero, sì, quindi sì. Non so se la porterà più di 600-700 km. Sto pensando anche che se la porti 1500 km, essendo una scarpa così minimalista, volendo, non ti crea così grossi problemi, però boh, non lo so, io sono molto in dubbio. Poi te l'ho detto, sarà una mia fissa mentale. Bisogna anche un po' valutare, ripeto, magari a 400 km già incominci ad avere problemi alle caviglie, perché magari pesi 80 kg e le volute comprare lo stesso. Caviglie e ginocchia stanno chiedendo pietà, è meglio cambiarle. Arrivi a 800 km, non senti la stanchezza, non senti le ginocchia e caviglie che ti danno problemi, le puoi portare a 900-1000 km. Va bene, grazie Andrea. Stay strong, keep running. Iscrivetevi al canale e andiamo a berci un coffee. Iscrivetevi al canale, sta volando. E sì, grazie per i coffee. Quante rate ti mancano per ripagarle Invincible? Ci siamo. Beh, però sempre graditi sono i coffee. Dobbiamo fare ulteriori recensioni. Grazie ancora, ciao, alla prossima. Ciao.